Domani e domani. Avanza poco a poco, giorno dopo giorno, verso l'ultima sillaba del copione. E tutti i nostri ieri avranno illuminato a degli sciocchi la polverosa via della morte. Spegniti, spegniti, breve candela. Valeria? Valeria? Sei tornata? Allora? Cosa ti hanno detto in ospedale? Ti ho chiamata e non mi hai risposto. Amore, sono qui. Devo ripassare il copione, le prove iniziano giovedì. Sì, sì, va bene, ma cosa ti hanno detto? Non ti preoccupare. Adesso ho bisogno di concentrarmi sullo spettacolo. La vita non è che un'ombra che cammina. Un povero commediante che si pavoneggia e che si agita sulla scena del mondo per la sua ora e poi non se ne parla più. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore, di furore, che non significa nulla. Sì, sì. Sì, Marco, ascolta, io non sono in ufficio, sono a casa, ho qualche giorno di ferie così per stare con Valeria. Come sta? Bene, meglio. Ti volevo chiedere una cosa, un piccolo favore. C'è la signora Angelini che mi sta un po' tampinando fra mail, telefonate. Non è che magari potresti farle firmare tu il suo modello unico? Grazie. Sì, sì, glielo chiedo subito. Amore? Sì? Non è che questa sera può venire a cena un mio collega? Chi? Marco, Marco. Ah, sì, va bene. Basta che non incominciate a parlare di numeri come fate sempre voi commercialisti, eh? Marco, sei ufficialmente a cena da noi. Sì. Ok, grazie, caro, grazie. E va bene. Amore, ti saluta. Grazie. Ci penso io. Allora, Stefano Bruni, sono ufficialmente calva, Un pochetto. Favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla, non significa nulla. Sì, va bene, adesso sento. Ma che bella novità! Mi faccio carina per te. Meno male che non mi vede nessun altro. Senti, Valeria, ti volevo dire una cosa. Ho chiamato
un attimo fa Chiara e mi ha chiesto se vai oggi alle prove. A teatro ti aspettano tutti. Guarda, ringrazio Chiara, però io non me la sento, non ce la faccio. Glielo puoi dire, per favore? Va bene. Come vuoi. Valeria. Io sono qui. Ricordami. Di andare a teatro. Sei sicura? Sì. Ma solo se ci sei tu.